Non c'è posto! La signora sta per partorire! Non c'è posto, dobbiamo trasferirla! Via, via, via! Gella, Cisna, Will! Emiliano, occupati della salute dei pugliesi! Riqualifica la spesa dei beni e dei servizi combattendo gli sprechi e le ruberie! Riequilibra su base territoriale il numero dei posti letto della rete ospedaliera! Riorganizza e rifondi la medicina territoriale, riconvertendo gli ospedali chiusi e da chiudere in presidi territoriali di assistenza. Emiliano, occupati della salute dei pugliesi, prevedi un intervento straordinario di assunzione di personale sanitario per far fronte a 5.000 posti vacanti. Abbatti le liste di attesa con progetti finalizzati e verificabili. Accelera le procedure sulla centrale unica degli acquisti. Emiliano, occupati della salute! CGL, CISL e Will insieme! Emiliano, occupati della salute dei pugliesi, a gridarlo a gran voce in un flash mob davanti al Policlinico di Bari, davanti ai principali ospedali della provincia, dell'area metropolitana, sono CGL, CISL e Will. Perché? Sì, perché questo flash mob vuole dimostrare quanto noi siamo di fatto vicino ai bisogni, ai disagi che i cittadini e le cittadine quotidianamente vivono nelle nostre strutture sanitarie. Per cui chiediamo che si riequilibri su base territoriale la spesa sanitaria, chiediamo che si riorganizzi e si rifondi la medicina territoriale, chiediamo un abbattimento completo delle liste d'attesa con progetti assolutamente verificabili e finalizzati. Sono questi alcuni punti della nostra piattaforma territoriale. Oggi inoltre stiamo facendo compilare delle cartoline da tutti i cittadini, da tutte le cittadine, affinché appunto si possa rendere ancora più forte questa rivendicazione che oggi insieme agli amici di CISL e UIL stiamo portando avanti. Troppe liste d'attesa in questa sanità pugliese, troppe liste d'attesa, poco personale dipendente, è quello che chiedono nella piattaforma unitaria CGL, CISL e UIL. Cosa deve fare lei? Coloscopia, tra 7 mesi, mi dispiace. Lei cosa deve fare? Un'ernia inguinale. Un'ernia inguinale? 8 mesi. Ecografia, 9 mesi. Che deve fare lei? Visita oculistica, 1 anno e 3 mesi. Mamma. Ginecologia, 8 mesi. Maria, risonanza magnetica, 1 anno e 4 mesi. Ecografia, guardate, fate prima di andare in un altro presidio territoriale, qui non c'è più posto per nessuno. Domenico Ficco, segretario generale della funzione pubblica della CGL di Bari, che cosa c'è che non va in questo piano di riordino ospedaliero che contestate? Allora, la cosa sostanzialmente che noi contestiamo come categoria è la carenza di personale. Attorno a questo punto crediamo che si giochi gran parte della partita sanitaria in provincia, ma anche a livello pugliese, perché ovviamente la sanità conta sul personale dipendente, stiamo parlando di un servizio alla persona e di conseguenza il supporto del personale dipendente diventa l'elemento strategico per poter offrire servizi efficienti e di qualità.